Saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio di Antonio Palo molto interessante, dal titolo La cronaca dei due imperi, il Chronicon di Marcellino Comes, anno domini 379-534, pubblicato dal Saggio Editore. Quindi un periodo, diciamo, a cavallo tra la tarda antichità e l'alto medioevo, gli inizi del medioevo, quindi è lì a cavallo tra questo passaggio epocale. E io sono molto curioso di sentire cosa ci racconta l'autore di questa interessante fonte e quindi lascio come sempre la parola a lui perché ce ne parli. Prego, Antonio. Salve, grazie per lo spazio che mi concedete. Questa è una fonte che è stata nel corso dei secoli ampiamente saccheggiata da tutti gli autori, a cominciare da coloro che hanno iniziato a trascriverla in latino fino all'avvento della stampa. Poi con la diffusione della stampa è un'opera che è stata tramandata esclusivamente in latino. Però è stata, tutti gli storici vi hanno attinto le informazioni riportate per scrivere a loro volta altri saggi, altri libri. Per questo ho scelto di tradurre integralmente l'opera intera, perché il testo latino è fruibile a chiunque, mentre invece quello che mancava è proprio una traduzione omogenea dell'opera. Così come tutta l'età tardoantica e alto medievale risente di questa mancanza di fonti che non sono pressoché disponibili nella versione italiana o anche in una versione tradotta. Anche questa è una scelta dovuta anche a logiche editoriali che preferiscono, cioè il mercato preferisce sempre un Virgilio, un Tacito, uno Suetonio, piuttosto che piccoli cronisti di cui si conosce poco o nulla dell'età tardoantica. Se ci sono domande, prego. No, giusto, è la giusta introduzione, però a questo punto vogliamo saperne di più, vogliamo capire qual è il contenuto, di cosa parla, che tipo di approccio ha avuto con questa fonte, che cosa. Sì, l'opera ripercorre in forma analistica, quindi cita gli eventi principali di ogni anno a partire dall'anno 379, ossia l'anno dell'ascesa al trono di Teodosio. E non è una data casuale perché anche la data in cui termina la cronaca di Eusebio di Cesarea. Quindi gran parte degli autori tardoantichi iniziano a fare una continuazione ideale dell'opera di Eusebio, che quindi, e soprattutto anche di San Girolamo. Quindi queste opere continuano citando i principali avvenimenti di ogni anno. È molto curioso che nel corso di questi 150 anni e passa di storia, quelli che a noi sembrano degli eventi, come dire, di una portata sensazionalistica, per i contemporanei tardoantichi non erano degli eventi che non erano minimamente percepiti. Basti pensare che, per fare un esempio, il 476, ossia la data della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, agli occhi dei contemporanei era una data normalissima, era un evento normalissimo perché l'impero continuava ad esistere, l'imperatore continuava a stare a Costantinopoli, quindi non veniva avvertita minimamente questa mancanza. La data poi è stata scelta solo nel XIX secolo come appunto data di rottura tra due età, ma all'epoca non era minimamente avvertita. Per come invece mi sono approcciato all'opera, ho scelto piuttosto che, cioè, ho fatto un lavoro, diciamo, molto filologico sull'opera. Ossia, invece che preferire una traduzione romanzata, ho preferito una traduzione che si avvicinasse sia al modo di esprimersi della tarda antichità, del latino della tarda antichità, sia volendo mettere in risalto particolari sfumature di significato che l'autore ci teneva a comunicare.
con una traduzione troppo letteraria si sarebbero andati a perdere questi dettagli. Un'altra scelta che ho voluto fare, è stata quella di tradurla in italiano e non in inglese o in un'altra lingua. Questo non solo perché, ecco appunto per valorizzare in sé per sé la lingua italiana, ma anche perché la lingua italiana si presta meglio ad una traduzione dal latino piuttosto che una dalla lingua inglese. Perché l'inglese, per quanto sia rispettabile come linguaggio, per come, anche per l'utilizzo globale che ne viene fatto, è una lingua che comunque presenta un vocabolario estremamente ridotto rispetto al latino e all'italiano. L'italiano che lo potremmo considerare con una certa estremizzazione un po' come il latino moderno. Quindi io non voglio neanche criticare chi l'ha tradotta prima di me, perché c'è stata una pubblicazione australiana degli anni 90 che l'ha tradotta in inglese. Però se confrontiamo una traduzione inglese con una traduzione italiana, a tratti sembra quasi di leggere due cose differenti, perché se, ecco, faccio un esempio, il verbo, quando vengono citate le condanne a morte, o per esempio quando una persona muore o quando qualcuno viene ucciso. Nell'inglese verrebbe tradotto come to die, morire, mentre invece il cronista non utilizza mai apertamente il verbo morire, ma utilizza sempre espressioni molto, diciamo, poetiche, come per esempio riposa tra le braccia del Signore, giunge al suo giorno fatale, compie i doveri del fato. E quindi è come dire, ha una sorta anche di rispetto e di reverenza verso la morte in sé per sé. Allo stesso modo, anche quando vengono citate le condanne a morte, in una normale traduzione inglese verrebbe usato il verbo to kill, uccidere, mentre invece sempre il cronista ci tiene a specificare ogni volta la stessa modalità di esecuzione del condannato a morte. Per fare un esempio, c'è un personaggio che perde il favore presso la corte dell'imperatore e viene condannato a morte. In una traduzione normale troveremo semplicemente che muore. Se invece prendiamo alla lettera la traduzione di Marcellino Gomez arriva a dire viene ucciso, strangolato con un laccio intorno al collo. Cioè viene descritto proprio. Cioè, non voglio spettacolarizzare la morte in sé per sé, però sono dei tratti molto interessanti che il cronista ci teneva a comunicare e che credo sia giusto anche che vengano tramandati piuttosto che avere una semplice versione generale della traduzione. Ma l'opera è accompagnata anche da un testo introduttivo o c'è soltanto la cronaca diciamo, tradotta in italiano? C'è una brevissima introduzione da parte mia dove spiego le ragioni stilistiche, l'approccio che ho avuto all'opera. Poi si procede direttamente con un testo latino-italiano a fronte. Vi dico la verità, non mi sento così importante o autorevole da dover a mia volta, ecco, fare un saggio su un'opera appena tradotta, perché l'obiettivo stesso dell'opera è quello di mettere a disposizione dell'appassionato, dello studioso o di chiunque interessato il testo in sé per sé. Non voglio dare delle direttive metodologiche sulla sua interpretazione, perché ogni persona che può leggerlo può trarre le sue personali conclusioni. Come dire, l'impero romano è caduto per colpa dei cristiani, per colpa dei barbari, per colpa delle malattie. Il libro parla di tutti questi aspetti, la traduzione, però credo che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Marcellino quello che è di Marcellino, ossia l'opera è sua, quindi intendevo riabilitare il cronista, perché è un cronista talmente saccheggiato e allo stesso tempo così sconosciuto, quindi non ho voluto appesantire il tutto con dei saggi o con. Ecco, con un'opera puramente personale, perché io vengo molto, molto dopo il cronista medievale. Infatti sì,
è considerata quella di Marcellino una delle principali fonti originali tardo-antiche che narra le vicende dei due imperi dall'anno 379 al 534 d.C. E quindi attraversa proprio quel confine che appunto a partire dal XIX secolo per noi moderni rappresenta l'inizio del Medioevo. E cosa si trova? Si trova la cronaca proprio dell'impero d'Occidente e poi di quello d'Oriente nella cronaca di Marcellino. Non sempre, perché Marcellino, nonostante sia latino madrelingua, quindi come dire, un lettore o un appassionato si aspetterebbe soprattutto di trovare una narrazione dell'Occidente. Al contrario, gran parte della sua vita la trascorre a Costantinopoli, quindi abbiamo, soprattutto fino al regno di Giustiniano, una narrazione sia dell'Occidente che dell'Oriente. Poi con il tempo, ma anche questo dovuto anche agli eventi che conosciamo benissimo, che sono avvenuti, l'attenzione si sposta principalmente sul fronte orientale. Potrei dire, a titolo, ecco, così, di cronaca a mia volta, sto lavorando contemporaneamente, e sarà la mia prossima pubblicazione, sul Chronicon di Dazio, ossia sulla controparte occidentale di Marcellino, che quindi, contrariamente a Marcellino, che si sofferma soprattutto sull'impero romano d'Oriente, noi abbiamo anche, e non c'è solo Dazio, ce ne sono tanti altri, gli autori che hanno una prospettiva provinciale relativa al solo Occidente. Quindi, ecco, sono delle cronache che sono tanti punti di vista sulle stesse vicende, che però vengono avvertite in maniera differente. Perché, se facciamo un esempio, gli eventi che Idazio trova estremamente importanti per la Galizia, a Costantinopoli non se ne sarebbero fregati di meno, neanche di dover alla Galizia. Invece, molti eventi, come per esempio le elezioni papali, le successioni imperiali, venivano recepite allo stesso modo in tutte e due le parti dell'impero. Quindi abbiamo una cronaca che comunque, anche nella sua parte finale, presenta l'auctarium, l'additamentum, ossia delle aggiunte anonime che tornano a spostare l'attenzione sull'Occidente. Quindi, però non sono state scritte da Marcellinus Comes, ma da un anonimo cronista che ha continuato la sua opera. Quindi, anche laddove vi sono delle lacune da parte dell'autore, sono prontamente colmate anche dalle aggiunte successive, che di fatto ripercorrono tutta la storia, almeno fino all'avvento dei Longobardi o alla fine della guerra greco-gotica. Abbiamo, credo, tutti gli elementi storici, i principali eventi sono riportati ad ogni modo. Io non avrei altre domande su quest'opera, se non il consiglio di acquistare il saggio di Antonio Palo, e ricordando che il titolo è La cronaca dei due imperi, il Chronicon di Marcellino Comes, anno domine 379-534, pubblicato da poco dal Saggio Editore, 180 pagine. A 21 euro, quindi una spesa affrontabile quasi da tutti, no? E andare a vedere come un cronista di quell'epoca affronta le vicende di questi lunghi anni a cavallo tra tardo antico e alto medioevo. Se tu hai altro da aggiungere, vai pure liberamente, se no. Ma sono alquanto leggermente imbarazzato, no? Ma invito gli eventuali ascoltatori, ecco, a farci un pensiero, appunto, proprio per beneficiare della novità in sé per sé che costituisce la cronaca, che è l'unica traduzione italiana ed è l'unica pubblicazione al riguardo. Quindi per chi vuole approfondire, per chi vuole affrontare in maniera molto più critica le stesse informazioni che ci vengono riportate
come dire, soggettivamente dagli autori moderni, viene la possibilità appunto di leggere oggettivamente quei punti su cui si basano anche tutti i libri, tutti i saggi odierni, leggerne direttamente e farsi una propria idea. Quindi spero che, come dire, vi invito a leggerlo, ma non tanto perché l'ho scritto io, ecco, piuttosto per, come dire, rendiamo giustizia non solo a Marcellinus Comes, ma anche all'epoca tardo-antica che rispetto ad un'età classica o ad un'età pienamente medievale è sempre molto sottaciuta e poco affrontata. Sì, questo è un aspetto vero ed è sicuramente un'opera meritoria perché è una fonte importante per comprendere quel passaggio e quegli avvenimenti direttamente dalla penna di uno che li ha vissuti in prima persona o quasi, insomma, li ha sicuramente conosciuti. Quindi io ringrazio Antonio Palo per Grazie a aver te. presentato questo lavoro. Ricordo a tutti di continuare a seguire Italia Medievale sul sito che è www.italiamedievale.org e vi rinvio alla prossima videopresentazione che continueremo a fare anche se finisse la pandemia, che è stata così, almeno è servita a farci lanciare questa attività di videopresentazione online che ha riempito questi lunghissimi mesi di Covid-19. Grazie ancora, Antonio, Grazie a voi. e a presto. Suo amante più.